Io questo, diciamo, questo mio percorso è iniziato a gennaio 2012 con l'infarto. Poi dopo 2 mesi che sono stato qui mi hanno portato a Milano e mi ha preso il trapianto, perché hanno visto che l'unica cosa possibile era il trapianto per me. E sono stato 10 mesi a Nicolanda ad aspettare un cuore che non si è trovato purtroppo. E poi io stavo morendo, mi hanno messo questo cuore artificiale che è andato bene per 4 anni e mezzo. Poi ha cominciato a trombizzarsi, a formare dei coaguli di sangue, il motorino era una pompa che gira, si bloccava. Di conseguenza io non ce la facevo più. E allora siamo venuti qui, che già mi seguivano qualche tempo, e a noi abbiamo prospettato questa soluzione di sostituire questo cuore artificiale di vecchia generazione con uno nuovo. Però non era mai stato fatto in Italia. E dopo diverse riflessioni con accertamenti clinici eccetera, siamo arrivati alla conclusione che di sostituire questo pad con questo della terza generazione. È stata una cosa lunga, perché poi sono insorte, a fronte di intervento che è riuscito benissimo, sono insorte tante altre complicazioni non legate direttamente all'intervento, che hanno fatto sì che il mio ricovero si prolungasse per 5 mesi dopo l'intervento. Ogni tanto c'era una, emorragie, ittero, i reni non funzionavano più, la dialisi, e poi piano piano ho cominciato a riprendere il via e finalmente il giorno prima di Natale sono tornato a casa. Dal 1° luglio al 23 dicembre l'ho passato qua, in questa famiglia, sono stato bene. E oggi com'è cambiata la sua vita? Beh, sto vivo un po' regolare, molte cose non le posso fare, però riesco a essere autonomo, devo limitarmi un po' nei movimenti, negli sforzi, però ripeto, riesco a fare, a girare in casa, fuori, insomma, fare una breve passeggiata, cosa che non potevo fare più prima di questo intervento. E poi penso di, col tempo, di prendere ancora meglio, di riprendere e di poter fare ancora qualche altra cosa. Certo, ho detto prima loro, io facevo l'alpinismo, i 4.000 metri me li sogno, infatti loro scherzando, l'equipe non solo i 4.000 ma nemmeno i 2.000, però dico anche fosse i 1.500, cioè qualcosa e conto di tornare a fare anche passeggiate in montagna, accompagnato dagli amici, dalla famiglia, insomma.